io non so, spero di non deludervi questa sera, perché non sono specificamente un tecnico della scuola. Sono figlio di un insegnante, marito di un insegnante, padre di una studentessa, e lavoro molto a contatto con le scuole perché mi occupo di prevenzione. Mi occupo di prevenzione delle tossicodipendenze e delle dipendenze patologiche in genere, per cui sono spesso a contatto con i ragazzi. Quello che posso osservare dal mio, diciamo, punto di vista e che si ricollega poi al programma del Movimento 5 Stelle è che la scuola ha bisogno, soffre e ha bisogno di un grande impulso di rilancio. Noi vediamo che negli ultimi anni si parla sempre dei costi. Io e il Movimento 5 Stelle non possiamo accettare che la scuola sia percepita come un costo, perché altrimenti perdiamo il senso del futuro. Va intesa come un finanziamento, come un investimento, va vista come diciamo una scommessa. Problema probabilmente grosso, quello dei fondi, non lo posso, come si può dire, accettare come decisivo. Noi dobbiamo fare delle scelte anche dolorose, dobbiamo sacrificare alcuni settori e dire che decidiamo consapevolmente di puntare sulla scuola, sulla formazione dei giovani, sulla formazione permanente per rilanciare un paese. Abbiamo un modello di sviluppo alternativo, da un lato in qualche maniera appiattirci sulla flessibilità del lavoro, sull'adeguarci alla globalizzazione, l'altro è quello di invece trainare il progresso e formare giovani in grado di competere, di innovare, di creare nuove forme di lavoro e di reddito. La scuola, rispetto a tutte queste, diciamo, opportunità o a questi rischi, è decisiva. Forse ho usato il mio tempo. Grazie mille, Gizzi, perfetto. Allora la parola a Peretti. Buonasera a tutti, sono Giorgio Peretti, sono un professore della scuola superiore, mi occupo anche di altro nella mia professione perché sono in part time e mi occupo anche del sociale piuttosto che delle consulenze aziendali. E ho una visione quindi dei giovani, anche perché il mio primo figlio maschio ha iniziato adesso la prima elementare, e in quello che è la visione naturalmente del mondo della scuola, quindi ho i piedi dentro, per quello che è l'obiettivo, insomma, di quello che è il programma della nostra rivoluzione civile, si pone appunto in questa emergenza democratica all'interno di una serie di altre azioni. Penso che infatti l'essere qui oggi è importante anche per la partecipazione vostra, perché significa che ci stiamo riappropriando di spazi non più delegati. Io ho cominciato a far politica e continuo a far politica come volontario, e penso insomma che possa essere un aspetto civile che dovrebbe essere inserito all'interno di quella propria che è anche la formazione. Purtroppo in questi anni abbiamo visto la scuola come un fondo spesa per poter fare cassa. Penso che la centralità sia proprio questo connubio tra quello che è la famiglia e riappropriarci di quelli che sono questi ambienti, la politica. Quindi famiglia, scuola e quindi polis. Politica intesa appunto come senso civico. Penso che questa emergenza democratica e questo coalizione, questo movimento che stiamo portando avanti con i Groie, abbia proprio questo come base, quello che poi viene e si rispecchia in quello che sono i diritti universali e quello che la nostra Costituzione ci pone come principi di uguaglianza, di libertà, di democrazia, proprio della Costituzione repubblicana nata della Resistenza. In questo momento più che mai dobbiamo essere uniti proprio per avere quello che purtroppo non riusciamo ancora a ottenere, e cioè una scuola sicura, una scuola pubblica e una forma appunto di rispetto tra le parti che può nascere appunto solo attraverso un impegno individuale di noi docenti e
di noi genitori. Passo la parola. Grazie. Buonasera a tutti, io sono Alberto Sollaso, sono consigliere comunale di Padova. Io non so cosa voglia dire fare il politico volontario, nel senso che non sono mai stato pagato da nessun partito, lo faccio per passione e perché insomma, credo che la politica sia l'unico strumento per poter dare voce alle istanze del territorio. Cosa faccio? Io sono un dipendente pubblico, sono lavoro in azienda ospedaliera di Padova, non ho né moglie né figli che fanno scuola, però l'argomento, no, perché c'è 18 mesi, non è ancora, diciamo che siamo al nido. E la scuola però insomma qui con l'assessore Pinone molti ci siamo ben scornati in comune a Padova tra le mesi, comprendo, no, scornati, diciamo i termini giusti, insomma. E due ringraziamenti prima di entrare in merito. Il primo ovviamente a Gino, che ho ritrovato dopo tanti anni nell'università con insomma piacere, e soprattutto a voi, perché è importante vedere noi che adesso stiamo girando per la campagna elettorale, ma per chi non la fa la campagna elettorale che gira durante tutto l'anno, e vi posso garantire che ce ne sono veramente molto pochi, tutti i partiti, e è bello vedere una reazione e soprattutto una partecipazione da parte vostra, e sono veramente piacevolmente soddisfatto. Mi sono candidato con il MIR perché credo in un qualcosa di diverso della politica che è stata fatta fino adesso, ovvero io ho militato, sono fondatore del PDL, sono andato a Roma, sono stato iscritto a Forza Italia, non me ne assolutamente rammarico minimamente, condivido i principi, non condivido molto spesso le scelte delle persone. E la mia candidatura principalmente su questo movimento nuovo che ha di fatto sostanza da qualche mese è esattamente per portare un livello di attenzione sulle persone, cioè 100% persone povere, non politici di professione, nessuna lista in cui c'è un parlamentare, un ex parlamentare paracadutato, tutti che lavorano della società civile ed esclusivamente persone che vogliono, secondo noi, fare interessi territoriali. Siccome non credo di dover convincere qualcuno che si fa con i fatti, si può convincere, per quanto riguarda il tema della scuola, tre sono i principi che noi vogliamo portare avanti, dopo entreremo nel merito, sono solo troppo. Il primo è appunto la scuola, il secondo è il lavoro, e il terzo, fondamentale e per quale non si può assolutamente prescindere, è la sanità. Questi sono tre punti fondamentali che una società civile, nel senso di civile, deve sempre tutelare. Buona serata a tutti, grazie alle associazioni e ai genitori che hanno fatto il possibile per avere questo confronto e grazie a tutti voi per la vostra presenza. Io sono in questo tavolo dopo aver fatto le primarie, il nostro è l'unico partito che ha tentato di dare un po' di potere, di restituire un po' di potere ai cittadini per esprimere i loro candidati, come prevede l'articolo 1 della Costituzione, ma di fatto i partiti in questi decenni hanno deciso di annullare, qualcuno in particolare con una famigerata legge che toglie ogni possibilità di scegliere i nostri candidati e chi ci deve rappresentare. Io arrivo in politica nel 2004, non avevo fatto un giorno di consiglio comunale, con un gruppo di associazioni che contro la volontà di mia moglie mi hanno chiesto di occuparmi di scuola. È stata una nostra priorità, in questi anni ho seguito scuola, giovani, legalità e in questi anni abbiamo fatto un patto formativo per avere più nidi nella nostra città e abbiamo dato 350 posti in più alle famiglie, per avere più mense abbiamo dato 1000 posti in più, per avere più tempo pieno quindi e per avere meno dispersione scolastica e quindi più tempo a scuola nei pomeriggi e durante tutto l'anno con attività anche in estate. Abbiamo messo circa 52 milioni di euro nell'edilizia scolastica perché abbiamo ritenuto fosse una delle priorità assolute in città come nella regione Veneto, come in tutto il nostro paese. Si parla oggi di giovani e chiudo di scuola, soprattutto trattandoli come un'emergenza, quasi una peste nera. Io credo dobbiamo uscire da queste logiche e dobbiamo renderci conto che decidiamo che questi sono alcuni pilastri fondamentali, sono il nostro patrimonio più grande. Senza investimenti sui giovani, sulle nuove generazioni, sulle scuole, dai nidi all'università, questo paese non reggerà, i numeri delle indagini europee lo dicono tutti, non reggerà la sfida civile
ma non reggerà nemmeno la sfida di uno sviluppo economico al passo con i tempi, e in effetti siamo andati in 15 anni nei posti più bassi nelle classifiche europee per quanto riguarda lo sviluppo, le nuove tecnologie, le energie alternative e via elencando, oltre che la classifica per la corruzione. Questo è uno dei paesi più corrotti non solo in Europa ma anche rispetto ad alcuni paesi dell'Africa, se vogliamo avere dei termini di confronto. Per questo motivo, in questi 9 anni abbiamo viaggiato in tutta Europa con più di 5.000 giovani perché possano vedere quello che si fa nelle altre capitali, negli altri paesi, soprattutto conoscono cosa è stata la guerra, la resistenza, la Shoah, lo sterminio degli ebrei, le foibe, le persecuzioni, che cosa è successo nel Vajont piuttosto che al sud, dove i giovani si sono ripresi le terre confiscate ai mafiosi e hanno rigenerato regioni, pezzi di regioni, dando lavoro a se stessi e ad altre persone. E stasera con voi siamo qui per confrontarci su questo e tanti altri temi. Grazie Piero, un pelino fuori, ho dato un pochettino, ma è il primo bisogno. Sono abituati a vedere televisione. Allora, mi presento, innanzitutto ringrazio la GES che ci ha dato questa opportunità di essere qui, praticamente di Carrare. Lo dico dal profondo del cuore, da sindaco, da amministratore che fa da 18 anni, che si è impegnato tutti i giorni, dalla mattina alla sera, ferie, riposo inclusi, questa battaglia per dare giustizia e equità nell'ambito del mio territorio comunale. Mi chiamo Franco Zorzo, sono sindaco al secondo mandato nel Comune di Tomba, cadenza di mandato, 18 anni, 9 anni di opposizione, 9 da sindaco, sono candidato al Senato per la Lega Nord, posizione numero 7. Sono comandante pilota della versione civile, in realtà dell'Italia, CAI, che continua a lavorare, io continuo a lavorare, la mattina mi reco in ufficio alle 8:30 circa, anche alle 8, esco alle 1:30 finché mi metto la divisa, mangio, parto, vado a Venezia, volo, torno la notte alle 11:30, puntualmente mangio a quell'ora e puntualmente mi addormento sul divano e mi risveglio alle 5 di mattina per andare a letto 2 ore, questo da 8 anni. Cosa vi aspettate stasera? Vi aspettate la soluzione dei problemi della scuola? No, assolutamente. Io cercherò di darvi alcune nozioni, cercherò di darvi alcuni numeri, cercherò di farvi capire la realtà delle cose, da colui che è abituato a fare fatti e non parole, da colui che non è mai stato candidato a un'elezione politica, da colui che si è conquistato un voto con i denti, da colui che da solo ha messo tutto il governo Monte e l'opposizione a tombolo prima ancora che il governo Monte ci fosse, che PDL, PD, UDC eccetera parlano bene, passano male, quando vogliono mandare via un sindaco che fa gli interessi dei cittadini, si coalizzano di mandarlo a casa. Non ci sono riusciti, sono stato rieletto aumentando il 15% di voti, lasciando gli altri a 17 punti di distacco. Dico questo perché il mondo della scuola è un mondo che ha bisogno di risposte, ma bisogna anche di moderazione, bisogna di naturalmente di dare cifre e argomentazioni precise. Vi do una data e poi verrà fuori dall'ambito del dibattito. 25 giugno 2006, è una data storica, la gente non se la ricorda proprio. Dopo vi dirò cos'è e che data è. Cosa ho fatto io? Concludo perché vedo già sono arrivati 2 minuti, un povero scolastico in 5 anni, da 3.300.000 euro, più tutte le opere secondarie, oltre 4 milioni, senza fare un debito, riducendo i debiti del comune di 1.500.000 di lire. Ho parificato le rette della scuola materna statale, della scuola parrocchiale, perché la scuola parrocchiale sopperisce a quella pubblica del mio comune, tanto da ricevere gli elogi della FIS, della direzione della scuola materna. Dopodiché abbiamo avuto il tracollo di questo governo che ci ha portato il bilancio del comune in tombolo, così come altri bilanci, quelli di Due Carrare, visto che siete di Due Carrare, da 1.097.000 a 52.000 euro. La Lega era ed è all'opposizione. Grazie. Buonasera. Anch'io ringrazio chi mi ha invitato e anche l'organizzazione rigida, puntuale, a livelli come dire importanti di cui non ho abitudine. Devo dire, come ha detto Endrizzi, che anch'io sono un esperto del mondo della scuola, però mi occupo in qualche maniera di politica, non da passione, e quindi credo di poter avere comunque un pensiero nel merito. Mi chiamo Pagliaro Cesare, faccio l'architetto, sono vice sindaco del comune di Livonta e riferendomi poi all'amministrare bene o all'amministrare male,
di cui l'intervento precedente, credo che sia afferibile più alla qualità delle persone che ai partiti che in qualche maniera rappresentano, perché abbiamo esempi positivi e negativi, purtroppo per fortuna, di tutti i partiti da questo punto di vista. Il problema scuola non deve essere un problema, non dovrebbe, dovrebbe essere una soluzione. Credo che l'Italia sia stato uno dei primi paesi al mondo a darla come obbligo scolastico e gratuito. Credo che sia una cosa da difendere in maniera prepotente. Sicuramente però, quei tempi che corrono, è evidente che anche la scuola, come la sanità, due cose le più importanti che ci sono percepite purtroppo come costo. Io credo che questo dipenda da un lungo tempo, con responsabilità di tanti, di cui si è invertito il fine con il mezzo. La scuola serve per dare un'istruzione, una cultura, un'educazione scolastica, non dimentichiamo che la famiglia non se ne deve lavare le mani, ma serve per dare un'istruzione ai nostri giovani, che poi diventeranno coloro che guideranno un paese e lo terranno in piedi. Ma si è invertito questo, perché il fine sarebbe questo, il mezzo dovrebbe essere le scuole, i professori, l'organizzazione. Per molto tempo invece il fine era dare garanzie ai professori, avere un'università aperta ogni 10 metri, e si è persa invece la qualità della scuola, si è persa la passione per la scuola anche per gli operatori, perché sono anche sottopagati e hanno perso quello slancio che, come per i medici, dovrebbe essere più una missione che un mestiere. Mi fermo.